è andato a stringere la mano a Boloni, si sono chiariti. Mi spiegava qui il collega della televisione rumena che Ganea pensava di giocare dall'inizio e non ha preso benissimo l'esclusione, quindi forse si spiega così la reazione un po' scomposta che ha avuto prima quando l'allenatore gli aveva detto di riscaldarsi. Pace una cosa all'Edmundo, tanto per dire. Pace fatta. Intanto avanza ora Prodan, il difensore, e c'è questo calcio di punizione per fallo di Nesta su Moldovan. E da lì arriva Ilie a dire batto io. 32esimo del secondo tempo, abbiamo rivisto, vedete Ilie con la maglia numero 11, poi anche Sherban con la maglia numero 16 nei pressi del pallone, e c'è la sostituzione, esce proprio Moldovan e lascia il posto al citato Ganea. Ganea gioca in Germania con lo Stoccarda. Secondo me si sono dati appuntamento con l'allenatore e negli spogliatori. Hanno fatto la pace, hanno fatto la pace, no, almeno qui davanti, davanti al pubblico. Sì, così per non dare attenzione comunque negli occhi agli sviluppi di questo calcio di punizione con Ilie. Sei battuta mentre il nuovo entrato Ganea va subito a mettersi in mezzo. La finta, Ilie. Barriera, Ilie ancora, pallonetto, colpo di testa, fallo su Cannavaro, bravo l'arbitro, lo vede immediatamente. E Cannavaro è bravissimo in queste circostanze. Avete visto quando il gesto affettuoso di Buffon. Buffon quando non ci arriva Cannavaro, riesce sempre a però creare i presupposti per il fallo dell'avversario. Sì, comunque che chiaramente era in vantaggio e l'avversario lo ha ostacolato. 33 minuti e mezzo, sempre 2-0, quello che c'era da vedere l'abbiamo visto nel primo tempo, anche se nelle rare opportunità in cui l'Italia bozza l'azione d'attacco ci fa vedere delle manovre anche bene articolate. Lo sta facendo poco. Naturalmente momento. Comunque qualsiasi tipo di valutazione come sempre va rapportata anche agli avversari e abbiamo ripetutamente detto che sul piano difensivo la Romania stasera ha lasciato davvero molto a desiderare. Tanto Zambrotta, poi il fallo subito dallo stesso Zambrotta che aveva ricevuto il passaggio di ritorno da Tommasi. Ritmi molto lenti, però sentiamo che urla ancora Trapattoni, è come se stesse 0-0, sì. Non ha mai smesso di dare indicazioni, non ha mai smesso di incitarli, non ha mai smesso di dire di non mollare. È il modo migliore per tenerli su di concentrazione. Ah, d'altronde io me lo ricordo quando era giocatore, non voleva perdere nemmeno le partitelle del mercoledì, anche quando era sotto, fai conto di 2-3 gol, diceva giochiamo, chi segna vince, chi segna vince. Tra l'altro stasera sta indossando le scarpe da calcio, le scarpette bullonate, perché qui devo dire ha fatto benissimo, qui siamo nel fango, immersi quasi fino alle caviglie e quindi si sente ancora più giocatore anche per questo particolare. Intanto viene fermato Sherban, recupera il possesso del pallone, torna su di lui Del Piero, glielo ruba, combinazione Del Piero, Inzaghi, ancora Inzaghi, tocco centrale per Tacchinardi, apertura per Albertini, la palla è nuovamente per Del Piero, calibra il pallonetto e c'è il pallone sfiorato di testa da un difensore che finisce in fallo laterale. Intanto vediamo puntualmente la regia personalizzata della RAI con le telecamere guidate dal regista Venditti che ci ha fatto vedere le scarpe bullonate del Trap. La rimessa è a favore della nazionale italiana, ancora è Tommasi che tenta di farsi largo, corpo a corpo perde il pallone, ma vedete che la Romania francamente non ha più forza, energia e morale per combinare qualcosa di buono. È veramente priva di idee. Tanto si prosegue, Groviglio al centrocampo, Albertini, tunnel addirittura, poi Tommasi, e su Tommasi c'è il fallo di Katalin Munteanu. Comunque gli azzurri anche in questa fase finale ci stanno mettendo davvero tanta grinta e tanto carattere. Questo va sottolineato al di là della caratura dell'avversario, che sicuramente non è l'Argentina come abbiamo spesso e volentieri ricordato, però è una squadra agonisticamente che va affrontata come stanno facendo gli azzurri, che stanno disputando una prova gagliardissima. Sì, diciamo pure che sono gli azzurri che hanno ridimensionato molto questa Romania. Ecco la Romania ancora in avanti con Ilie, profondità, lunga la falcata, Nesta arriva per primo sul pallone rispetto a Niculae,
lo aggira, chiede la collaborazione di Zambrotta, la palla comunque finisce in fallo laterale per la rimessa ancora di Dorinel Munteanu, sempre Munteanu, Zambrotta, palla lì dietro, Codrea, largo a favore ancora di Sherban che però è fermato, ora Del Piero, finezza e suggerimento per Pancaro, Pancaro per Inzaghi, ha tentato di far filtrare il pallone, è stato fermato in fallo laterale. 37 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, risultato fermo sul 2-0 a favore della nazionale italiana. Vi ricordo che al termine della partita resteremo ancora su questo argomento con gli studi di Roma e con i colleghi Paris, Failla e Variale che provvederanno a fare delle interviste, parleremo dunque ancora a lungo. Intanto c'è questo pallone che filtra in profondità ed è Zambrotta che arriva per primo, resiste anche alla carica di Ilie. Direi che comunque sul piano del comportamento individuale meritano tutti un applauso. Io stavo pensando a questa cosa, Bruno. Un giocatore dei nostri che non abbia giocato una buona partita, non riesco a trovarlo. Certo è che, come abbiamo sottolineato anche in sede di presentazione della partita, la Romania sta soffrendo in modo evidente il cambio generazionale, no? Giocatori della classe, del prestigio di Agi, di Giga Popescu, di Belodedic, di Petrescu, non sono facilmente sostituibili, no. Soprattutto perché sono usciti assieme, tutti e quattro assieme. Sì. No? E io poi ieri ho visto la 21 e devo dire che il ricambio non esiste nemmeno lì, perché è una squadra veramente mediocre. Codrea, Sherban, lancio a cercare Catalin Munteanu, c'è Maldini che sorveglia. Uno scampolo di partita anche per Vincenzo Montella, che è stato chiamato da Trapattoni e adesso toglierà la tuta. Per un attimo ho sperato, Enrico. Ecco, intanto avete visto inquadrato prontamente Vincenzino Montella, il rinvio di Buffon, lunghissimo, contra, poi Pancarò, stretto a sandwich il giocatore rumeno, calcio di punizione già battuto per la Romania con Munteanu che allarga a favore di Dorinel, quindi la profondità per il tocco su Nicolà e dentro, difende bene il pallone stavolta. Aia. Attenzione dalla parte opposta, c'è ancora Sherban, un dribbling, il tiro, la chiusura di Tacchinardi, poi Pancaro che mette il calcio d'angolo. Qui mi è sembrato un po' acerbo il giocatore, sì. Sherban aveva la possibilità di fermare la palla e di metterla subito, addirittura tirando comunque forte, corre, verso la porta. Va su tutte le palle, si propone, è abbastanza rapido nel gioco di gambe, ancora lui in azione, sì, ecco il suo cross che raccoglie tranquillo Buffon. Se non lo fa lui che è fresco comunque. Del Piero, ora Filippescu, ed ecco il momento del cambio, esce Pippo Inzaghi ed entra Montella, un Pippo Inzaghi che segna due gol anche stasera e che si conferma cannoniere micidiale, ricordiamo 31 partite in azzurro, 14 reti per Inzaghi. Entra Montella a cui Trapattoni ha detto di difendere palla e magari di farsi fare anche qualche fallo per far rifiatare la difesa. Il cambio dunque tra Vincenzino Montella, maglia numero 18, e Pippo Inzaghi, una doppietta per lui anche stasera. Applaudito da tutta la panchina, sono qui anche Riva, è sceso, grandi complimenti per Inzaghi. Intanto la Romania prova ancora, buono questo controllo da parte di Ganea, poi la palla in aria si butta a terra platealmente il giocatore rumeno. L'arbitro facendo di aver visto, si poteva anche stare la munizione per simulazione. Prodac. Comincia a esserci meno gente allo stadio. Sì. Non so se avete visto, non so se è stato guardato. Trapattoni su quel pallone. Sì, abbiamo rivisto ora il replay con Trapattoni. È una cosa straordinaria, veramente. Attenzione ora però ancora la Romania che prova a venire in avanti, sempre con Ganea, poi c'è questo cross
con la palla in calcio d'angolo, e a giudicare dal pubblico che rumoreggia può anche darsi che Pancaro abbia toccato con un braccio. Sì, però Pancaro fa finta di toccarsi la faccia. Non... forse ha la coscienza sporca. Rivediamo. In effetti sì, no, no, volontarietà no, però il braccio era abbastanza staccato dal corpo. Attenzione, arriva poi a saltare altissimo Cannavaro, ma c'è stata un po' di confusione nella nostra area. Ora il colpo di testa di Maldini su un nuovo tentativo di cross. Pallone recuperato da Codrea, giocato largo, ora la Romania viene in avanti e c'è questo tiro dalla lunga distanza che spiove direttamente a fondo campo. Naturalmente la Romania non gioca più secondo un tipo di calcio, ecco che rivediamo intanto, vedete sul cross di Codrea. Beh, in effetti è il fallo, cioè il fallo, il tocco con la mano, con il braccio c'è. Ah, tra questo dire che era volontario, che meritava il calcio di rigore, mi pare che se ne corra. No, mi sembra che addirittura abbia preso non proprio con braccio pieno, ma quasi fianco, quindi addirittura il fallo, chiedere il fallo mi è sembrato. Ecco, rivediamo. Contra al cross. Sì, effettivamente fianco, braccio dall'altra inquadratura, però si vedeva che ha toccato più chiaramente il braccio. Allora a Ilie in azione dentro, buon pallone a favore di Monteanu, calcio d'angolo. Siamo al 43esimo del secondo tempo, risultato di 2-0. Produce il suo sforzo con una buona dose d'orgoglio, ma con scarsa lucidità e ormai anche con scarse energie, la Romania. Romania che va alla battuta del tiro d'angolo, parte questo traversone che viene messo fuori ancora da Nesta. Ora fa Codrea praticamente il difensore, l'ultimo difensore. Ora prova la Romania con Ilie, che sul piano dell'impegno francamente non ha nulla da, ma da lui farsi rimproverare, dovevamo... anche perché era un giocatore che veniva dato in condizioni fisiche non perfette, invece ha giocato tutta la partita e, ti ripeto, sul piano dell'impegno mi pare che sia stato lodevole. È mancato, no? Tecnicamente, per, perché lui è un giocatore molto valido tecnicamente e si è visto poco in fase di risolutiva. E, ha giocato secondo me un po' troppo lontano dalla porta, perché le famose tre punte poi alla fine non erano tre punte. Non erano tre punte, infatti lui ha giocato un po' dappertutto e sai, ovviamente... quando uno è costretto ad esibirsi sul piano della quantità, a tamponare, a correre da una parte e dall'altra, si perde un po' di lucidità. E poi un conto è giocare con il Valencia, che è quella organizzazione di gioco che tutti conosciamo, un altro in questa Romania che passa francamente un po' modesta. Il lungo rinvio di Buffon, intanto siamo giunti all'ultimo minuto, poi ci sarà un po' di recupero, non credo eccessivo, nonostante le situazioni che ci sono state. Palla intanto si sta informando per Variano. Pippo. Sì, due minuti di recupero mi ha detto proprio in questo momento. Due minuti che stanno per cominciare. 2-0 il risultato per la nazionale italiana, che ha risolto la questione del corso del primo tempo. Un primo tempo che la Romania aveva cominciato come tutti ci aspettavamo, cioè con grave determinazione agonistica, ha tentato di buttarla sul piano proprio anche del contatto fisico, no? Intanto ruba palla ancora la nazionale italiana, a sostegno c'è ancora Del Piero, il tocco Montella, Del Piero in profondità, c'è stata una deviazione o no? Sì, no, vedete che Del Piero sta per andare a battere l'angolo, anche io ho avuto la sensazione che ci sia stata una deviazione, così non è invece. Comunque buona l'intenzione, sì, lo scambio di Del Piero con Montella, che gliel'ha ridata a pallonetto, però la palla mi sembra che sia schizzata un po' troppo su questo campo. Stelea, Montella, Albertini, Nesta, ora centralmente a cercare lo scatto di Zambrotta. È passato il primo dei due minuti di recupero. Inzaghi ha risolto la situazione, bisogna dire che quando la nazionale italiana è stata impegnata dalla Romania ha dimostrato stasera ottima tempra, buona organizzazione di gioco. Già abbiamo avuto modo di dirvi come è difficile trovare un giocatore italiano che abbia avuto un rendimento al di sotto delle attese.
Ciò naturalmente, e lo ripetiamo anche a costa di apparire noioso, dipende anche dalla qualità degli avversari, che sono apparsi meno pericolosi di quanto si potesse supporre, però può anche darsi che abbiano giocato così male perché i nostri hanno giocato bene. Hanno giocato bene i nostri, sicuramente, che hanno ridimensionato i rumeni, e lo spirito di sacrificio di questa squadra è stato altamente positivo. Una voglia in tutti, si sono sacrificati, si sono dati una mano in mezzo al campo, si sono mossi senza palla. Abbiamo visto fino a un attimo fa Zambrotta che ha fatto 30 metri di scatto al 45esimo per andare a prendere il fischio, una palla inutile.